Dai, sono fortunata che vengo da un posto di mare, anche da un bellissimo posto di mare, quindi devo dire che il mare, la vacanza è stata... queste ferie sono state delle degne ferie. Senti, Conegliano il 21 di agosto com'è? Forse non l'avevi, c'eri mai passato forse in questi anni? No, sono ancora tutti in vacanza secondo me, nel senso che ho visto, vabbè, oggi sono arrivata 2 giorni fa la sera, quindi ho visto ieri che era domenica, oggi è lunedì e sicuramente dal 1° settembre penso che la città si riempirà e così anche i nostri tifosi vengono al Palaverde a trovarci. E niente, quindi sì, è strano, però sono contenta di essere qua e di iniziare questa nuova stagione. Una battuta, c'è una signora che ti assomiglia. Sì, sono venuti con me una settimana, mi fanno compagnia per qualche giorno e sono contenta perché così me li godo ancora un altro poco. Che è sua sorella, ecco, sì. Tanto per... C'è anche la guardia del corpo. Sì, tanto, mio nipote, sì. Di nuova stagione, ripartita con lo scudetto, l'emozione dello scudetto, con la Coppa Italia, ma con lo spirito dell'Emoco che vuole sempre essere, diciamo, la prima della classe, ma comunque giocarsi tutte le proprie chance fino alla fine. Sì, penso che quest'anno si sia elevato ancora di più il campionato e sarà ancora molto difficile riconfermarsi, però lo stesso lo avevamo detto l'anno scorso, quindi la pallavolo, la palla è tonda e bisogna giocare le partite, ci sono tanti, tanti meccanismi, cioè c'è il gruppo, la squadra, le condizioni fisiche, come si arrivano nei momenti importanti della stagione, quindi ovviamente noi siamo qui per poter competere in tutte le competizioni e arrivare in tutte le finali, però poi bisogna, ci sono anche le altre squadre e anche altri fattori, ecco. E per voi, naturalmente l'ho chiesto anche alle tue compagne, ci sarà uno stimolo in più in ottica Champions? No? Cioè, sì, sicuramente l'anno scorso siamo usciti come non volevamo e con una grande squadra molto forte, quindi vediamo. È tutto da scoprire, nel senso che sappiamo che sarà più dura dell'anno scorso e noi siamo qui per metterci in gioco e lo faremo sicuramente nel migliore dei modi. Il fatto di ripartire da un gruppo di base che insomma è già coeso, che ha vinto, che ha già mostrato una grande pallavolo, che obiettivi vi pone? Cioè, potete partire un attimino avvantaggiati rispetto alle altre o vi dà ulteriori stimoli? Beh, sicuramente col fatto che comunque ci sono anche le qualificazioni olimpiche, tanti giocatori arriveranno quasi all'inizio del campionato e il fatto che comunque siamo già una squadra che è affiatata comunque perché quest'anno abbiamo cambiato poco, ci permetterà magari di all'inizio di avere più affatamento rispetto alle altre squadre, però non è che noi l'anno scorso siamo partite male, quindi eppure non ci conoscevamo, quindi non è, dipende, noi comunque sappiamo che quest'anno sarà più dura dell'anno scorso, quindi vediamo. Senti, cosa hai fatto per smaltire la delusione azzurra, chi ti ha aiutato, come è andata l'estate? Sono stata con la mia famiglia e devo dire che mi ha aiutato tantissimo anche i miei nipoti per distrarmi e farmi capire che magari non tutto arriva per nel senso che comunque questo mi ha permesso di stare più con loro, di vivermeli di più, cosa che non succedeva da anni e quindi l'ho presa sotto questo punto di vista e sicuramente ha fatto male, cioè nel senso c'è stata comunque una grossa delusione da parte mia perché chi è che non vorrebbe comunque indossare ancora la maglia azzurra, però ho accettato la cosa e adesso guardo Conegliano. Senti, ma allora non guardi l'Italia ma guardi quella squadra che c'ha quel signore in panchina, quella Turchia? Sicuramente guardo quel signore in panchina perché è mio marito e sono molto felice di quello che lui sta facendo già con la Turchia, che ha fatto quest'estate, gli auguro il meglio e quindi guarderò lui. Bene. L'ultima per lo scudetto, corsa tra voi Milano-Scandicci o vedi anche qualche altra? Guarda, vedo... No, nel senso siamo adesso, sarà l'ultimo trofeo, forse o la Champions, non lo so. E, sicuramente Milano è fortissima quest'anno, ha fatto degli innesti molto importanti, forse dove ha preso 2 bande molto forti, libero, posto, cioè... Sappiamo che sono una squadra sicuramente da battere quest'anno, Scandicci idem, e ovviamente ci sarà sicuramente qualche nuova squadra dove dovremo fare attenzione, però sì, adesso così non vorrei perdermi qualcuno per strada, però
Io metto Milano soprattutto e poi le altre. E in Europa? Sempre turche, nel senso che l'abbiamo visto l'anno scorso, sia Fener che Kasacibasi che Vakif sono sicuramente le tre squadre forti, e poi ci sono le italiane, e da non sottovalutare polacche e tedesche, perché comunque in casa loro è sempre difficile giocare, hanno sempre un bel pubblico e bisogna affrontarle nel giusto modo.